che ci ascolta a casa, allora, questa cosa di come combinare il pagare meno, pagare tutti, o il pagare tutti, pagare è meno, un vecchio dilemma. È una disputa antica, viene dal tempo del Reagan, la Thatcher, c'è cioè una cosa che nell'Occidente se ne parla da molto tempo. Il problema è capire da dove si comincia. Allora, da dove si comincia? Certo, da una riforma fiscale che abbatta il prelievo in maniera significativa e taglia anche le spese inutili e non dia il reddito di cittadinanza. Senta, Barbacetto, faccia parlare anche gli altri. Se poi tu in un paese dai il reddito di cittadinanza alla brigatista rossa Saraceni con i soldi dei cittadini, il contribuente si arrabbia, si arrabbia, c'entra, perché ieri il sottoscritto, ma stia zitto, faccia parlare gli altri, togli il magazzino. Tu c'hai allora, il vitalizio, ieri, togli senta, io il vitalizio. Di parlare, perché questo è... Allora, no, Pacetto, non ieri, il reddito di cittadinanza, quattro spiccioli del reddito di cittadinanza. Se facciamo un accordo, Giadi, facciamolo finire di parlare, poi rispondi. Ieri il sottoscritto in aula sul decreto lavoro, che è l'articolo 4, quello che ancora devono mettere la fiducia perché non sanno come uscirne fuori, si dovrebbe votare oggi al Senato, si parla del reddito di cittadinanza. Io ho fatto un emendamento per escludere i condannati definitivi per mafia e terrorismo, la questione è riemersa nei giorni scorsi, lei anche credo se ne sia occupata. Come no? Hanno detto di no, il governo, il PD e i 5 Stelle hanno detto no al mio emendamento, che è stato considerato addirittura inammissibile. Cominciamo a dare ai cittadini esempi. Altra questione. Quando tu c'è il commerciante che deve pagare la tassa pure sul tendone, anche la tassa sull'ombra paga il commerciante, e vede che Facebook ha pagato quest'anno, l'anno scorso, 120.000 euro di tasse, Facebook che macina pubblicità e quant'altro sulla rete, 120.000 euro li paga un supermercato. Quando Amazon non paga nulla, prima allora le manette mettiamole ad Amazon, a Facebook, a Google, che sono amici degli amici. Non facciamo insulti personali. Avete idee molto differenti, mi piacerebbe che ognuno parlasse quando deve parlare. Interrompe sempre. L'evasione è un reato, dire che ci sono dei politici che sono favorevoli ad un reato mi sembra un'offesa piuttosto forte. Poi si può dire quella qualunque e quindi va bene, reato, però tant'è non è accettabile. Berlusconi è stato condannato definitivamente. Fatemi vedere quel blob, tutti che parlano di manetta, ci calmiamo un secondo in studio.